Cioè, io mi sono svegliato da poco, ho visto soltanto il secondo tempo ed eravate 2-2. Avete fatto il gol con Abraham. Poi, quasi all'ultimo, Zoete ha sparato un missile 3-3, ma partita pazza. Però ridere che il Milan che vince al Bernabeu contro il Cagliari a Cagliari. La tua difesa che fa ridere, cioè, la tua difesa veramente ignobile. Cioè, Pavlovic, una sega mai vista, veramente è un bidone sia lui che Emerson Royal. Ma che cazzo avete preso queste pippe? Cioè, chiedete scusa da Falleao, tutti, tutti che ha fatto doppietta, chiedete scusa da Falleao, chiedete scusa. Che quelli che l'hanno insultato hanno esultato, cioè, quello che, nel senso, mi spiego meglio, quelli che l'hanno insultato fino a una settimana fa e hanno esultato al gol di oggi, mi terrebbero l'estinzione. Chiedete scusa a Falleao, ma comunque Milan che se si vedeva che era sulle gambe, ma cioè, fai 3-3 con i Cagliari, fa un po' ridere, scusate, però fai. Mi vince dal Bernabeu, poi fai 3-3 a Cagliari, contro il Cagliari. Ha fatto un'ottima partita, tra l'altro, cioè, non dico la verità, ha fatto un'ottima partita, a parte Scuffè, che penso sia il portiere più scarso della Serie A, che sul gol di Abraham, la parata, la lasciata lì, ma un Cagliari che gioca comunque bene, e non c'era Adopò, che era il centrocampista che faceva da... Come dice da motore, no? In questo Cagliari, perché è espulso. Per adesso fosse stato anche Adopò. Cioè, non mi so spiegare questo pareggio, onestamente. Una figura di merda, tra l'altro, perché dov'è la figura di merda? Perché se fino a 3 giorni fa vincevo con l'Alba Reed e poi vado a pareggiare contro il Cagliari, è una figura di merda. Detto ciò, mi saluto, se forza Inter. Cagliari, Milan 3-3. Tom, ma la squadra più forte del mondo ha pareggiato. E come mai? Ah.